Signore e signori, buonasera. Chi vi parla è Claudio Saltarelli e vi parla dalla lotta di lavoro, da Cassino per esattezza. Oggi staremo insieme questa sera per un'altra oretta, la solita vostra ora, parlando di arte, dell'arte della terra di lavoro, della terra di lavoro e un'arte soprattutto, anche questa volta, che si basa sul teatro. E però, come nostro solito, prima di parlare della protagonista di questa serata, di questa chiacchierata, facciamo passare un breve video. Ti faccio vedere questo, ma non si può, non si si può. può, si può. E poi con tutta questa delinquenza minorile che ci sta in giro. Minorile. No, no, proprio minorile. Ma perché è minorile? Sono delinquente, capito? E che fanno? Siamo che fanno? Ti manene, ti va al peggio, ti fa finire i soldi. Ma dove mi prendo? Professor Santo, la parola tua. Ma professor Santo, la parola tua, non lo battello, per piacere. Babbo, sentite, mo, la Lituania la siamo detta, l'Urusaria pure la siamo detta, mo ce ne potremmo pulire la casa. Babbo, è arrivata con Getta. La palliccia. La palliccia nuova. No, se ne manda nulla. Ma pure la cognata, la cainata pare che te... Bene, avete visto un breve sketch teatrale ed è un gruppo di persone che, appassionatissime di teatro che fanno teatro amatoriale e lo fanno con la filodrammatica Don Bosco di Cassino. Noi già abbiamo accolto Giorgio Mennoi del CUT di Cassino, che è un personaggio, un'associazione storica che fa teatro, però Cassino, siccome è un posto molto strano per certi aspetti, ma anche sorprendente per altri, ci sono anche altre persone che da tantissimi anni fanno teatro e ne parleremo questa sera con Maria Patrizia Velardi. Sinteticamente parleremo di Patrizia Velardi, che è la responsabile della filodrammatica Don Bosco di Cassino. Ciao Patrizia, come stai? Tutto bene? Sì, grazie, tutto bene, Carlo. Tutto Sono bene. Claudio, sono Claudio, Claudio. scusami. Siccome abbiamo un attore che si chiama Carlo, pensavo di Un attore parlare. italiano. Mi diceva mia moglie Cinzia che si diverte con voi, che c'è in questo periodo storico c'è una carenza di attori maschi, quindi adesso questo credo che lo tenete ben stretto, mi sbaglio. Eh sì, ci dobbiamo tenere ben stretto. E questo è un periodo un po' difficile di ripresa dopo il Covid. Avevamo uno spettacolo da portare in scena il 4 aprile del 2019, poi il Covid bloccò tutto e quindi è rimasto campato in aria. Vabbè, però Ne stiamo piano piano. preparando un altro comico proprio sul Covid. Non so se tua moglie te Sì, l'ha detto. me l'ha detto sul Covid, vabbè, però bisogna esorcizzarlo, no? Il male da noi, nella nostra civiltà, nella nostra cultura, Magno Greca, Regnicola, esorcizzare il male è la cosa più importante, quindi non è che una parte, diciamo, attraverso il trascendente per cercare di combatterlo. Ma prima di parlare di questa tua grandissima passione, bisogna dire che innanzitutto tu vieni, come ti ha preceduto un mese fa, vieni dallo stesso quartiere di Beppe Chiacciono, quindi dal Colosseo, un quartiere storico di Cassino, forse ormai l'unica anima cassinate, o meglio dire in maniera nostra cassinese, è rimasta ancora il Colosseo. E Dove quindi. ci sono delle persone ancora abbastanza anziane, però insomma originarie. Però è originale del Colosseo, ma comunque ancora resiste la modernità e il Colosseo. E quindi Patrizia, anche tu più o meno hai vissuto come ghiacciolo, non dico la guerra, ma soprattutto il dopoguerra, che è stato triste quando la guerra stessa, la ricostruzione, e quindi il Colosseo è stato un protagonista incredibile, però anche pieno di vita. Che ci puoi raccontare di questa fase
particolarmente triste, ma anche piena di speranza degli anni 60, 70, forse dici qualcosa, dai. Claudio, io mi sono sposata nel 74 e dove sta adesso l'attuale posta che noi chiamiamo la muraglia, almeno quando ero ragazza io, La si muraglia, chiama perché la muraglia? Perché la muraglia? perché è quel palazzo lungo in maniera orizzontale rispetto alla chiesa, no? E Sì. non c'era quello quando mi sono sposata io, c'erano ancora le baracche, difatti sulle mie foto. Risultano ancora quelle baracche di una volta, insomma, dove c'era tanta, tanta, lasciami passare anche povertà, forse. E quindi Ma il dopoguerra è stato triste. mi porto questo ricordo, pure l'asilo. L'asilo stava, diciamo, un pochettino in corrispondenza del campo sportivo, c'era un asilo dove si andava, insomma, ecco. Tanti ricordi, però alla fin fine, meno male che sta cambiando questo quartiere, si sta evolvendo, insomma, e questo volevo. Vabbè, piano piano, però comunque qualcosa di buono pure lasciate quei ricordi. Anzitutto le fotografie del tuo matrimonio diventano adesso diventano un reperto storico, perché Diventano da qualche... cimeli. Eh sì, però diciamo che comunque era comunque un quartiere pieno di vita a quel tempo, eh. Ah, C'era sì. molta vita, c'era molta gioventù, c'era molta passione. Mi ricordo spaccato tra i rossi, i neri, tra Toronto Ruscino e Del Mondo Fondazione, qua c'erano dei mobiliziani. C'è la piazzetta della scuola sempre piena di bambini, dove spesso venivo pure a giocare là sopra a pallone. E c'erano, diciamo, anche molti personaggi che non si sa se sono figli della commedia dell'arte oppure potevano fare la commedia dell'arte, perché oggi non ce l'ho più, o mi sbaglio, tu che fai teatro dalla vita, Ma è difficile trovare. ce n'erano tanti di personaggi e adesso, insomma, dire i nomi non vorrei ledere la sensibilità magari dei figli, dei nipoti, ma ce n'erano tanti, anche perché io poi, i miei, tu sai benissimo che c'avevano il ristorante, no? Con il bar, la cantina, quindi venivano lì e questi personaggi si ricordano tantissimo, insomma, a La fare il vecchia biglietto cantina, la vecchia della cantina. vecchia cantina, sì, eccolo sì. Ci voleva, ci sarebbe voluto una telecamera per poter riprendere quegli attimi di Tanti, vita. guarda, tanti, si potrebbe scrivere un copione, però come ti Così. ripeto, per non, ecco, dico la parola offendere qualcuno, non li nominiamo, ma ce n'erano tanti. Però si potrebbe scrivere un copione con nomi inventati, però, eh. Inventati e Si forse ci possono fare, pensiamo. perché io a quei tempi c'era anche la rivalità tra Colosseo e San Silvestro, se ti ricordi. Sì, Poi, tantissimo. però adesso è rimasto solo il Colosseo, perché ora pure San Silvestro è sparito, è sprofondato nei meandri del modernismo e quindi non ha più nulla da dire. Ma Colosseo, dimmi. spesso però si dimentica pure una cosa molto importante, forse tu come memoria potresti darci una mano. In quel territorio non c'era soltanto la parrocchia di Don Bosco, ma c'era pure Padre Minozzi che ha fatto Sì, dove sta storia. la Non se ne parla mai. dove Che cos'era? Un sta collegio? Che cos'era? Cioè, oggi ma c'è la era Sarafela. sì, era una scuola, difatti mio marito lì ha fatto l'istituto tecnico industriale, che c'era soltanto la sezione di meccanica, bene, e lì sopra stavano i campi, c'era un campo rudimentale dove i ragazzi andavano Quante volte ci effettivamente abbiamo giocato? a giocare. Dove sta adesso l'oratorio, invece, l'attuale oratorio, era una Pensa tu. discarica piena di spine, di immondizia, proprio una discarica. Poi ecco, sono arrivati i salesiani e hanno cominciato quest'opera, possiamo dire, di bonifica in Di tutti i sensi. recupero, di recupero proprio. Sì. Soprattutto Quindi per i ragazzi, Claudio. I salesiani hanno fatto molto per quel Beh, quartiere. dietro, Tantissimo. giustamente ispirati dal loro Don Giovanni Bosco, quindi Sì, andiamo. tanto. Ma Senti. quindi Don Minozzi non era un collegio, pure. Io ci venivo a giocare, però non mi ricordo. Un Ah, un istituto, istituto, una che c'aveva scuola. il suo, diciamo, piccolo C'era campo anche da spazio. Io venivo l'aspetto spesso a giocare là. di collegio, c'erano ragazzi di fuori, però più che altro era una scuola, un oratorio lo possiamo chiamare, ecco, dove i ragazzi andavano, tra cui mio marito,
L'amico Sandro che ci lega il calcio da tanti anni. Infatti è uscito e è andato a vedere la partita del figlio. Fa bene, giustamente. Ancora ci sta qualcuno che va a vedere qualche partita invece di farsi fregare dalla televisione che ha distrutto tutto, anche il calcio. Quindi, da evento sportivo sono diventati eventi televisivi. Ti faccio qualche altra domanda perché poi i nostri telespettatori non sanno che poi si chiama Colosseo perché tra proprio il vostro quartiere e anche anche la sede a quel famoso Colosseo del teatro romano, Guarda l'anfiteatro, che la tomba nel di un nostro. mito, la zona archeologica, la tomba di un mito Quadratilla, cioè quel museo archeologico che a Proprio tutti consigliamo di andare a vedere. il nostro quartiere, diciamo, è la parte di Cassino dove c'è di più la zona dell'antica Roma. Infatti, noi quando stavamo facendo i cambi dell'attuale oratorio, tantissimi reperti abbiamo trovato. E c'era il salesiano che ci diceva: forza, forza, andiamo avanti. E tante volte siamo stati fermati. E quella è la zona, io la ritengo una delle zone più importanti di Cassino, perché dietro c'è proprio il pezzo di strada romana, c'è il Colosseo, in miniatura il Colosseo. Tantissimi. Io Dimmi. credo la zona più importante, Patrizia, è la zona più importante, Più perché sai, storica. quell'anfi, sì, ma i reperti che ci sono lì non ci sono in altri posti, non soltanto di Cassino, c'è quell'anfiteatro che ancora ha un'acustica eccezionale. Non dimentichiamo che ci sta quel piccolo museo dove ci sta quella tomba ritrovata a Castrocielo in Avorio, in quel letto funerario funebre in Avorio, poi ci sta Napoli apprestata, non so se ancora c'è lì l'atleta cassinese. E poi c'è l'unica spada, c'è una spada Vosca, Osca, non si sa ancora, con l'unica spada antica che c'ha il fodero. E poi c'è, e questo lo faccio pubblicità alla nostra Cassino, la prima spada ad uncino col nome scritto sopra Roma Urbe, sta ritrovata a San Vittore. Noi non credo che c'è un posto, non solo nella nostra Mo Castrocielo stanno venendo fuori altre cose, ma quella zona dove abiti tu, una zona eccezionale, e chissà quante altre cose ci sono là sotto, incredibile. Certo, noi lì in quella zona come filodrammatica abbiamo fatto per qualche anno La Passione Vivente, Sì, perché me lo si ricordo. presta benissimo, come pure il presepe vivente, insomma, sono zone archeologiche che si prestano benissimo. Sono Solo palcoscenici che a cielo aperto. a cielo aperto. Solo Claudio che per avere permessi è problematico. Per cui uno si avvilisce, no? Poi c'è stato questo Covid che ci ha bloccato un La po'. burocrazia ci uccide. Sì. Il problema, Patrizia, sai che cos'è? Che con la Dimmi. scusa del Covid hanno accelerato un processo di statalizzazione e di burocratizzazione terribile in questo paese. E non so adesso quando terminerà l'emergenza, perché prima o poi tutto finirà, terminerà anche questo. Quando rimarrà di questa assurda situazione e quando invece lasceranno fermi e non ci faranno più vivere, anche per fare goliardie, anche per divertirci. Insomma. Quindi Certo. non è per fare polemica, ma effettivamente oggi è diventato impossibile tutto, anche se tu vuoi fare, cioè, mangiare la pizza, ma è diventato questo. Però vediamo. Patrizia, adesso passiamo invece. Come nasce questa tua passione per il teatro? Come nasce soprattutto anche il tuo avvicinamento alla parrocchia di Don Bosco? Raccontaci un po' questo percorso. Io sono parrocchiana di San Pietro e Quindi da sempre. nell'89, sì, cresciuta lì con Azione Cattolica, anche mio marito, insomma, siamo cresciuti in quella parrocchia. Come è nato questo teatro, Claudio? Nell'89-90 arrivano i Salesiani. E tu sai benissimo che nella pedagogia di Don Bosco per i ragazzi tre grossi pilastri ci sono: lo sport, la musica e il teatro. Queste sono le attività che negli oratori vengono preferite soprattutto per lavorare con i ragazzi. Tant'è vero che su al Colosseo abbiamo la banda Don Bosco, la società sportiva Don Bosco e poi ci sta la filodrammatica Don Bosco. Un gruppo di persone adulte, amanti del teatro, ebbero la proposta da un salesiano di fare un gruppo adulti.
Poi questo gruppo adulti, per vari motivi, Claudio si cominciò a sfaldare e lo stesso Salesiano disse: non dobbiamo perdere questa bellissima iniziativa. E io avevo un gruppo di ragazzi, una ventina. Cominciamo con questi ragazzi, con il Don Chisciotte, pensa tu. E non ti dico il nome, non lo so se si possono fare i nomi. Perché Uno no? di... Allora, uno dei più grandi attori che adesso va in giro del nostro territorio, Gianluca Merolli, era Ah, protagonista. uscito da sotto dalla Sì, filodrammatica Don Bosco. certo, con il Don Chisciotte, poi è stato amico di mio figlio Emanuele, quindi nacque questo gruppo di giovani che toccò praticamente l'apice nell'anno 2000, l'anno giubilare. Perché toccò l'apice? Eravamo arrivati a 40-50 ragazzi e non avevamo i locali in oratorio perché il salone ancora non era stato costruito e ci appoggiavamo giù alla Diamare, oggi è diventato il tribunale, con grande nostro dispiacere perché avevamo la convenzione con la scuola e provavamo lì giù al teatro della Diamare. Nell'anno 2000 questi ragazzi hanno fatto commedie bellissime perché era l'anno dove c'era il grande fermento, Claudio, e tu dici sempre che la televisione ha ucciso tante cose. È vero, perché nel 90 i ragazzi ancora erano anche interessati e facemmo il Rugantino, aggiungi un posto a tavola, Sister Act, Forza Venite Gente, ma non fermandoci solo a Cassino, Sì, ma io quel questo periodo del 91-92 vi seguivo, mi ricordo che c'era Franco De Micco che veniva con la moglie, che veniva a recitare con voi, e ho visto quelle bellissime commedie scarpettiane, eduardiane, che era quella che alla fine tiravano di più, perché poi in quel periodo ancora c'era qualcuno che sapeva la lingua cassinese, non c'era, oggi è diventato tutto difficile trovare pure chi sa parlare in lingua madre. Mi ricordo che spesso vi seguivo ed era divertentissimo, ma c'era proprio. Oggi siamo andati oltre la televisione, Patrizia, ormai siamo anche oltre la televisione, pure la televisione ormai è morta. Oggi sono i social, dove oggi non. Ragazzi, è difficile, casomai poi ti parlo pure della scuola, Certo. quest'anno lo faccio pure nella scuola, anche se andrò in pensione a settembre. E oggi è difficile che il ragazzo percepisca l'importanza di questa cultura teatrale. E nel 2000, Claudio, quello fu l'anno, portammo 28 ragazzi a Tor Vergata a dormire L'anno sotto d'oro. l'anno del Giubileo a Roma. Andammo con il treno bianco a Lourdes, Tor Vergata 18 e 19 agosto, e poi in ottobre andammo ai luoghi di Don Bosco. Ma i ragazzi ti seguivano perché non c'era nient'altro, soprattutto nel mio quartiere. Tu pensa che mio figlio Emanuele fece una band. E i ragazzi si costruirono gli strumenti loro con le lattine di Coca-Cola, le bottiglie di plastica, insomma. C'era un altro fermento. E purtroppo più si va avanti, più è difficile far percepire a questi ragazzi l'importanza di questa cultura teatrale. Anche perché, scusami, non voglio essere polemica. Abbiamo fatto Non si fa qui, niente, non si fa allora, qui niente. abbiamo, allora, cara Patrizia, qui abbiamo ospitato Giorgio, l'amico Giorgio, che hai visto sicuramente. E l'ho Poi sentito. ho ospitato un attore napoletano, Enzo Murriello, Enzo Esposito in arte da Murriello. E io ho fatto polemica, molta polemica. Il teatro l'hanno distrutto. Allora, questa voglia di politicamente corretto, di questo teatro alternativo che viene finanziato dallo Stato italiano, per distruggere le piccole, l'autenticità della la commedia dell'arte, per distruggere la commedia che parte dal basso, per distruggere le compagnie teatrali. Perché adesso non ci sono più le compagnie teatrali, ce ne sono pochissime, perché oggi è tutto finanziato dallo Stato. Io non ti faccio, tu sai che noi ci siamo, la nostra associazione ha inventato uno spettacolo non per fare spettacolo, ma per narrare la storia. Trovare una serata, grazie a te l'abbiamo trovata, forse abbiamo trovato anche a Ficinisco, però naso. E io vedo che va in giro, e anche contro la vostra, diciamo,
il vostro modo di fare, dei personaggi che propongono dei testi, questi contemporanei alternativi che piacciono solo a loro, vanno in giro gratuitamente. Io ho approfondito, vanno in giro e fanno gratis tutto perché loro percepiscono un obolo dalla Regione Lazio. Questa volontà di imporre un futurismo che marinettiano vi ha stancato. E quindi trovo dei pionieri come te, come altri, che non lo so dove prendete la forza, perché effettivamente Patrizia, vedo che, cioè, come fai? C'hai una forza di volontà per andare avanti, raccatti le persone, un po' tutte donne, una volta l'altra, però riuscite pure a ogni anno comunque a mettere un timbro, a non far morire questa filodrammatica che sono certo prima o poi ritornerà anche tra i giovani. Sì, Perché è un ciclo, secondo me è un ciclo, eh. ma guarda, Claudio, io durante il periodo del lockdown ho tenuto i contatti con i ragazzi, soprattutto con i bambini. Ho fatto teatro, ecco, come sto facendo con te, con il computer. Speriamo che a settembre, perché abbiamo avuto per alcuni anni, Claudio, tre gruppi che andavano per fasce di età, i bambini, adolescenti e preadolescenti e poi gli adulti. Facevamo proprio questo modo di lavorare, avevamo. Adesso dobbiamo riprendere, però come ti dico, il teatro può riprendere vita. Posso dire una cosa, partendo dalle compagnie amatoriali. Sì, è quello che ti dicevo io. Compagnie amatoriali ti portano la mamma, ti portano la nonna, ti portano l'amico e l'amico, il bambino, il ragazzo ti può dire, ma forse ci posso provare anch'io. Portano pure Sì. l'allegria, Patrizia, la gioia di andare a vedere, di andarsi a fare qualcosa. E poi soprattutto, io sono convinto, ripartire sempre, tanto sempre sotto la commedia dell'arte si ritorna, Patrizia, sempre quasi. Perché la gente vuole divertirsi, soprattutto in questo periodo, non vuole andare a capire l'introspezione di nessuno. Questo, ho fatto una polemica pure con la buonanima di Gigi Proietti, che mi ha scritto, ho detto, ma hai proposto questo teatro shakespeariano, ma avete distrutto la commedia dell'arte romana, che era insieme a quella napoletana, veneziana e siciliana, era, sicuramente non arrivava a quella siciliana, quella napoletana, ma comunque era un fiore all'occhiello, no, per andare a fare Shakespeare. I volti storici che eri tu, che era Gigi Proietti, Montesano, che era Verdone, lo stesso Verdone ci ha fatto un'autocritica, ha detto forse dobbiamo rivedere qualcosa, perché pure nel L'ho cinema, letta, l'ho l'ho letta. letto, la gente si sta annoiando, e poi Noi, Claudio, si finanzia. la sera quando ci vediamo, tua moglie lo può dire, ci divertiamo. Quello è. Siamo i primi noi a divertirci per trasmettere poi, ecco, un messaggio, perché essendo filodrammatica Don Bosco, alla fin fine devi dare anche un messaggio sempre positivo e mai negativo, insomma. Per cui è un periodo un po' difficile, Ma forse la come commedia dicevi. dell'arte dà sempre messaggi, soltanto la commedia dell'arte è il sorriso amaro, ti dice la cosa amara con il sorriso, ma è il Noi vero teatro, quello. pensiamo di ricominciare a settembre anche con i bambini, come attività legata alla catechesi. Quindi il sabato pomeriggio verrebbero questi bambini a fare un'attività, o che sia imparare uno strumento, o fare il teatro, il teatrino di Don Bosco, come lo chiamava lui, insomma. Per poi, ecco, prima si devono divertire loro, ci dobbiamo divertire noi, perché. Sicuramente andrete a sdoganare, andate a riprendere il vecchio caro Pulcinella, che per i bambini è Piace tanto. il Guarda, Pulcinella. È. Claudio, io ho avuto dei bambini mandati anche dai logopedisti, bambini che non avevano paura pure di respirare. Bene, io ricorderò sempre una bambina di cui non faccio il nome, alla fine ha fatto un monologo da brividi, vestita da Pierrot. Pierrot è Pulcinella francese, tu lo sai che la nostra associazione è iscritta al Comitato Pulcinella Patrimonio dell'UNESCO del professor Scapoglio, quindi stiamo lì combattendo per cercare di far portare Pulcinella Patrimonio dell'UNESCO e speriamo di riuscirci. Ecco, e dimmi una cosa, quindi voi avete iniziato ufficialmente nel 90, quindi 30 anni fa insomma. 90 con Logoraggio del Nuvolumbiere Napoletano Ah, quello di Scarpetta. di Scarpetta, sì, di Sì. Scarpetta.
Ah, la prima è stata quella, quindi la vedete subito con scartezza. Sì, E lo ti scrivo. ricordi gli attori? Li ricordi oppure? Qui sì che me li ricordo. Dai, nomini Allora, uno a uno, dai. guarda, il fondatore di questo gruppo che adesso sto ricercando su Facebook era Nino La Rosa, il poliziotto. Poi c'era il grande Umberto Pigano che purtroppo ci ha lasciato qualche mese fa. Poi c'era anche Anna Rita Delicato, Orazio Spigola, mio marito, un Sandro ragazzo di Zolla, Sandro Zolla. cui non ricordo il nome. Poi c'era Peppino Vittiglio, Franco Di Micco. E Franco Di Micco e la moglie Claudio si sono conosciuti al teatro, alla Filodrammatica, con la... Franco era bravissimo, Sì? Franco faceva quelle parti comiche, era bravissimo. E si sono conosciuti facendo a Sandarella, ok? Un'altra commedia scarpettiana. E poi ecco, gli adulti continuarono così e questo salesiano mi coinvolse con i ragazzi. E siccome per me i ragazzi sono al centro della mia attenzione, ho continuato un po' con questi ragazzi, non lasciando gli adulti però, perché con gli adulti mi diverto io. Quindi praticamente avete iniziato insomma alla grande, avete fatto in pompa magna, quindi stavi impegnata quasi tutti i giorni col teatro tra tutti i bambini. Sì, c'è stato un periodo, io adesso da settembre sarò libera, penso di dedicarmi un po' di più a questa attività. C'erano dei periodi in cui veramente non stavo mai a casa. Ecco, però ecco, una passione. Ha fatto bene a me, Claudio, perché io non ero così aperta, avevo anche paura di dire buongiorno. E quando mi hanno invitato a fare questo teatro con i Salesiani, è stato un bene per me, un bene che cerco di far capire pure ai ragazzi, no? Anche a scuola, perché se sai porgerti bene, se sai ascoltare la tua voce, se sai ben parlare, il 6 diventa subito 8. Non so se riesco, ma ci sono dei ragazzi che si bloccano solo a sentire la propria voce. Quindi, ha L'audizione, fatto sai? bene a me. Ha fatto bene a me il teatro e cerco di trasmetterlo un po' ai ragazzi soprattutto, perché poi gli adulti che ho, tu sai benissimo che sono più tutti bravi, insomma, e quindi ci Sì. divertiamo a costruire lo Certe spettacolo. volte però devo dirti anche un po' più capricciosi dei bambini, alcune Guarda, vabbè, serve mettere anche questo. d'accordo, anche perché siamo un gruppo aperto. Cioè, se Cinzia ha le prove può andare, se in questo Ma periodo, giustamente, non è così, ma questo sennò periodo. perché si diventa un peso tutto, non può essere. Poi la bellezza è donare, cioè io faccio qualcosa, devo trasmettere agli altri. Credo che anche quando, ecco, come detto con orgoglio, Merolli, che è andato in giro per il mondo grazie alla filodrammatica Don Bosco, e Ma quello, e dice qualcosa, cioè è anche una soddisfazione personale. Quello che guarda, tieni per Claudio. te lo conquisti per sempre, quello che trattieni lo perdi. Claudio, andammo a vedere al teatro Tenda con la scuola Giulietta e Romeo, dove Gianluca Merolli faceva la parte di Mercuzio, se non sbaglio. La mia gioia, perché lui poi dal palco non poteva scendere, quando dissi a qualche ragazzina, qualche mia alunna, io andiamo, mi faccio salutare quell'attore che mi è tanto piaciuto. Claudio, da quel palco Gianluca mi mandava baci e si mise a piangere proprio perché forse ricordava i bei tempi dell'oratorio, okay? Come tanti ragazzi che ti incontrano ieri sera in pizzeria, una ragazzina che io non riconoscevo, ma come non mi riconosci? Sono Angelina del Colosseo, okay? Ti ho fatto teatro con te, tanti, e questi E sono... quello purtroppo, Patrizia, poi i bambini crescono e non riconosci più. Ma tu pensa che adesso, ti ho detto che nel 2000 arrivavamo ad avere 40-50 ragazzi, adesso sono padri di famiglie con bambini, ingegneri, medici, avvocati, per cui
il tempo passa, insomma, ti rendi conto però che forse, qualche cosa di bene o di buono hai Ma si può fatto. dire che forse anche questa è stata l'ultima generazione che come noi si è nutrita di pane Edoardo, perché era la, cioè Edoardo Anche in tutto. io vedo la differenza con i miei 3 figli, no? I primi due si sono divertiti con me e con mio marito. Io ho Francesco che è di una comicità unica. Emanuele invece va di più sul drammatico. Giuseppe non ne ha mai voluto sentire di teatro, perché è di questa generazione. Ecco perché dico. Lo direi bene, noi siamo stati anche fortunati perché era fissa il venerdì sera la Commedia Edoardo per molti anni, quindi In televisione, sì. in televisione era un qualcosa di incredibile, ci siamo nutriti di questo. Però ti ripeto, io credo che c'è una volontà dall'alto di distruggere, non voglio fare nemmeno polemica con le accademie, perché pure quello è un altro settore che vogliono distruggere il teatro, cioè, una cosa, non c'è più la compagnia teatrale amatoriale, anche quella amatoriale che girava l'Italia e l'Europa, guadagnando soldi, però proponendo dei copioni semplici, però con attori che si divertivano, facevano divertire e davano messaggi anche importanti, il sorriso Claudio, amaro. io penso una cosa, che dopo questa badosta di 2 anni di lockdown, di chiusura, noi veramente dovremmo ricominciare da capo, ma in tutti i campi, con le risorse del territorio, perché prima di tutto ci vuole una cultura, lo devi amare il teatro, il grande nome mi sta bene, e tu, noi siamo andati insieme a Roma, no? Il Grande Proiettile, Nove, sì. Che là. Ma io vado a vedere, c'è però quello. ci vuole la cultura di base, si può sparare grande per poi avere magari un teatro mezzo pieno e mezzo vuoto. La compagnia amatoriale, se io fossi, lasciatemi dire questo, un amministratore, io farei per esempio una, come si dice, una rassegna di compagnie amatoriali che prima si facevano, Sì. Claudio, nel nostro oratorio noi abbiamo fatto la rassegna di gruppi giovanili tanti anni fa. Non so se hai sentito La Viola, quel Sì. gruppo. Ok, quello è venuto da noi con un musical e ti parlo di 15-20 anni fa, ma cose che adesso non si fanno più. Ripartire dal piccolo, dalle Sì. cose elementari, come si fa il pane, dal lievito, perché se tu non coinvolgi, Patrizia, loro l'arte della gente, la soprattutto cultura le è quella che famiglie. parte dal basso, è dalla gente, è quello che parte dal basso. Che tu mi fai poi queste grandissime opere teatrali finanziate, ti ripeto, e poi devi mettere la stella televisiva, o che fa fare il Grande Fratello che va a fare altri tipi di cose, che non sa fare nulla, ma ti serve per attirare gente e biglietti, non serve a niente. Io dico a questa gente, volete fare questo? Perché da 10 anni a questa. Va benissimo, fateci fare anche quello che ci piace fare. Sono stato 8 a Napoli, alla Domus Ars, c'è stato un regista milanese che si è naturalizzato napoletano, ha fatto un intervento, l'ho pure registrato, l'ho mandato in onda con il nostro canale YouTube. Dice, va benissimo il teatro, il Festival di Napoli teatrale, che non lo va a vedere nessuno perché un altro al piede tombale, già ne ho parlato, non mi va a ritornarci sopra. Ma ho detto, fateci fare pure a noi quello che ci piace fare, ci sono gli archivi De San Pietro a Maiella, che sono 4 secoli di copioni teatrali, ce lo fate fare per cortesia. E parliamo tutto di teatro di strada, teatro vero, quello che parte dal basso. E questo è fa e poi è anche un'altra cosa, recupero il territorio, Patrizia, e questo purtroppo è un grosso demerito anche di voi insegnanti, lo devo dire adesso. La perdita della lingua nostra. Il teatro era anche l'esposizione della nostra lingua, ogni territorio aveva la sua lingua il territorio, il cassinese, il sorano, la lingua della borina che raccoglieva tutti e quindi andavi a Isola, che è un'altra cosa. E qui, oggi invece no, oggi col fatto che bisognava parlare italiano come riscatto sociale perché la lingua volgare era quella dei cafoni, oggi non trovi più nessuno che vuole parlare che sa recitare in lingua, questo è il problema grosso. L'altra volta abbiamo fatto apposta con l'incontro con Peppe Ghiacciolo in lingua cassinese. Guarda, finisse parlava italiano, parlava cassinese. Vabbè. Ma perché?
Perché bisogna risti... Io non so se tu conoscevi la professoressa Pinzani, la Trementozzi, italiana. Sì, come no? È È stata stata la mia mia, insegnante, pure la mia. è stata la mia insegnante prima di andare in pensione. Sai cosa mi diceva? Diceva quella. Era la dotta, la somma. Diceva, guarda, a casa parlate il cassinese. Non dimenticate la vostra lingua. Voi dovete parlare... Perché se parlate bene la vostra lingua, quella volgare, della vostra, quella personale, in famiglia, parlerete bene anche l'italiano. E tu oggi trovi in giro, che cosa trovi? Trovi ragazzi che non sanno più parlare il cassinese e parlano italiano sgrammaticato. Ma se tu vedessi come scrivono i Lasciamo temi, perdere. come si scrive sul cellulare, come si scrive tutto abbreviato, tutto... Con la K. Sì. Purtroppo è questo. E per riavere qualche cosa di culturale, bisogna ripartire da Sì, zero, sono d'accordo, ma in tutti i settori. anche perché un ragazzo a determinati costi di un biglietto non può rispondere. Preferisco andare a mangiare la pizza quando devo pagare 20, 25, 30. Questo l'abbiamo toccato pure con Giorgio. Non ci vado più, non so più andare in teatro. Quattro persone che ci lasci o più di 100 euro. Basta ci sta il nome vicino. Ma non è possibile. Cioè, o no? Questo è il problema. Io l'ultima volta quando posso vado a Napoli al teatro, ma devo andare da attori che sconosciuti che so che sono bravi, dove si paga un prezzo congruo, cioè rapporto qualità-prezzo giusto, bravissimi. Ma come tu trovi il nome? I prezzi schizzano in una maniera spaventosa. Questo è il problema. Quindi sono d'accordo con te, bisogna assolutamente ripartire dal basso e questo Covid è un grande reset, e mo bisogna capire chi lo No, sa cogliere. non ha resettato niente, almeno nella No, nostra non vita. lo sappiamo, non lo sappiamo ancora. Dici. Infatti non mi hai fatto terminare la frase. È Scusa. un'opportunità, no, scusami tu, è un'opportunità, come dicevi tu, è un'opportunità per ricominciare da zero e fare selezione di quello che è stato fatto. Quello buono lo manteniamo e quello cattivo lo scartiamo. Mo, chi lo sa cogliere lo coglierà, e chi non lo, ma vedo che, ma tu adesso come filogrammatica, quando ci avete ancora ragazzini, no, credo, o mi sbaglio? Sono 2 anni, come ti dicevo prima, che con i piccolini ho lavorato un po' attraverso il computer, tipo DAD. Sì. Ok? E adesso a settembre ricominciamo, vediamo un po' in che modo fare. Però l'oratorio è vuoto, perché i ragazzi, più che venirsi a fare la partitella in oratorio, preferiscono altre cose. E quindi sarà un lavoraccio, poi la batosta di questi 2 anni di chiusura, ricominciare sarà molto molto faticoso. E ecco perché un po' di avvilimento qualche volta c'è. Ti credo, però sai secondo me che cos'è, Patrizia? Bisogna avere anche la fortuna di trovare quella scintilla, perché secondo me ci sarà una scintilla che farà ripartire, Tutto. secondo me, può darsi, posso anche sbagliare oppure sono troppo speranzoso, tu che ne pensi? Io pure sono ottimista, dico sempre al gruppo dove sta tua moglie, bisogna essere ottimisti, ce la faremo pure per questo spettacolo di Ceprano, anche se io, Claudio, ho paura di questa impennata, di questa variante Delta, perché se chiudono tutto, una volta qui siamo a punto e da capo. Io sono molto ottimista, bisogna fare un lavoro a tavolino. Infatti in questo periodo sto cercando dei copioni da poter proporre ai ragazzi e cercare di attirarli, perché è una brutta parola, ma è così. Gli devi fare la proposta alternativa. E qual è questa proposta alternativa? Io me lo pongo sempre, questa domanda me la faccio sempre. Che cosa gli puoi proporre? La prima cosa, Patrizia, digli di parlare cassinese. Se non lo sanno fare, ce lo fai fare. Perché guarda che, no, guarda che la propria lingua ti dà pure la forza dell'identità, il valore dell'identità. Io, Claudio, a scuola ho sempre lavorato con il teatro perché per i ragazzi, soprattutto per la lettura, la punteggiatura, e abbiamo fatto anche lì delle cose bellissime.
Quest'anno mi era passato per la testa di rifare Dante, chi è costui, visto che è l'anno di Dante. No. Però i ragazzi non ti seguono, non ti seguono. Patrick, però forse posso dirti una cosa pure. Dante, mo tutti fanno Dante, fai qualcosa di nostro, ci stanno, cioè abbiamo tante cose nostre, su. Io voglio fare, guarda, Claudio, io un anno ho fatto Fra Diavolo. Grande fra diavolo, il mito assoluto. L'ho È fatto con i piaciuto? Si ragazzi. sono divertiti? Sì. E ho rielaborato il copione perché con i ragazzi devi andare. Vabbè, ovvio, lo devi aggiustare. Ma l'abbiamo fatto, è stato bellissimo. Ma tu lo sai che c'è un contemporaneo che combatteva con Fra Diavolo di Cassino, allora San Germano, era Moliterno. Come si chiamava? Moliterno. Ah. Ed era San Germani, era di San Germano, ed era del 90, quindi il brigantaggio del 99 contro l'invasione dei francesi. Ed era un insorgente del 99, era contemporaneo di Fra Diavolo, combatteva pure insieme. Stiamo parlando di personaggi che poi sono entrati nel mito, entrano nella testa, poi i ragazzi si appassionano, poi non, tanto non è che ce l'avevo prima, siamo cresciuti con questi miti epici, no? Che comunque erano violenti, ma mica siamo cresciuti violenti. No, Questa certo. voglia di poter proteggere i ragazzi dalla violenza senza preoccuparsi che questi hanno dei videogiochi in mano che sono di una violenza spaventosa, nessuno dice niente per il grosso business del terzo millennio. Claudio, la violenza ai ragazzi Si oggi. esorcizza facendoli fare in teatro la violenza per far capire cosa, come brutta, è il modo di esorcizzare, come facevano gli antichi, Patrizio, quindi facevano gli antichi. Sai pure dove si sono divertiti tanti ragazzi? Facendo scugnizi, parlando in napoletano, abbiamo fatto pure scugnizzi e siamo andati a vederlo a Napoli. Abbiamo fatto il pullman, ci andiamo come premio, siamo andati a vedere scugnizzi. Ma come ti ripeto, è un periodo in cui i ragazzi, se fanno la scuola di teatro, vanno a pagamento, quindi sono anche obbligati un po' a fare. Ma se tu lo proponi come attività di volontariato, certe volte viene pure sminuita la cosa, non so come mi spiego. Patrizio Lunga, anche nello sport, il nostro calcio, che Santo te lo può dire, i ragazzi, noi prima andavamo a giocare con Romano De Micco, il tuo conterraneo, in 8, in 9, dentro una 127 verde a Roma, toccava per terra, quando ci fermavano i carabinieri non sapevano se c'era restato tutto quanto, più ci mandava a Roma a giocare. Oggi questi li devi andare a pregare per venire ad allenarsi i ragazzini e ti pagano, pure questo fatto che loro devono pagare per fare scuola calcio. È perché è sparito il marciapiede, non lo so, forse l'ansia dei genitori, non lo so, era più pericoloso, oggi è più pericoloso il mondo rispetto a quello nostro, non lo so, noi abbiamo vissuto l'epoca degli anni 70, la violenza del terrorismo, quindi non riesco a capire, oggi non trovi più nessuno a giocare per strada. Hai detto una parola, il terrorismo, che mi fa pensare subito alla mafia. A maggio, ascolta, quest'anno a scuola è entrato educazione civica, lo sai, no? Come materia Sì. disciplina. Cioè, allora che facciamo? Che non facciamo? Siccome a me piace molto la storia, d'accordo? Soprattutto la storia del no, metà 800 fino ai nostri giorni. Ho proposto alle colleghe di fare qualcosa su Falcone e Borsellino. Claudio, io ho incontrato alunni che non sapevano chi fossero Falcone e Borsellino. Allora, ci siamo messi sotto a fare delle ricerche, hanno costruito loro il copione. Alla fine qualche ragazzo mi ha pure ringraziato. Che purtroppo a scuola, con i programmi ministeriali, arrivi a fare sì o no la Seconda Guerra Mondiale. Ma no, noi non ci arrivavamo nemmeno. Un ragazzo a scuola mi fa: professore, a casa mamma non me l'ha voluto dire, ma che cosa sono? Come si chiamano le? Ad Esperia, le marocchinate. Tu lo sai che abbiamo fatto un programma sulle marocchinate, lo sai, con Fernando Riccardi, perché adesso ci sta la moda di cancellare le marocchinate, l'hanno Allora, ideologizzata, capito? Non è mi possibile. sono messa al tavolino e io prima di tutto devi filtrare il linguaggio con questi ragazzi. E ho cercato di.
anche memore di un qualcosa che abbiamo fatto 2 anni fa con la preside Guerrera, la riduzione teatrale del libro di Moravia, da Ciociara. Ma dietro il teatro fatto a scuola, tu devi tenere un programma, un obiettivo didattico Ma che... devi essere anche preparata perché per comunicare ai bambini temi, ai ragazzi No, temi duri, temi duri. io lavoro con le superiori, Quindi d'accordo? ragazzi, Dei ragazzi. comunque, però attenzione, i sedicenni di oggi non sono come eravamo noi, questi sono molto più precoci ma immaturi però. No, ma guarda che abbiamo colpito sempre nel segno, Vabbè, perché siete bravi sì. voi. Con le insegnanti, io mi ricordo, partecipammo a Letteratura dal Fronte, una manifestazione che si fa per le scuole, e con questo spaccato teatrale che dura circa 45 minuti, supportato da immagini, da documenti storici, perché poi i ragazzi ci lavorano su queste cose, come hanno fatto per Falcone e Borsellino. Spero oggi, mentre lavavo i piatti, sentivo il telegiornale, dentro di me dicevo: spero in Dio che qualche ragazzo stia sentendo il telegiornale e ricordi quelle parole che io gli dicevo sempre. Borsellino ucciso a 57 giorni da Falcone, insomma, Sì, loro. ti consiglio, se permetti per presunzione di consigliarti, vabbè tu vai in pensione, di toccare un altro emblema della mafia che è nel Dimmi, nostro militare, Gio Petrosino. guarda, io andrò in Gio pensione. Petrosino, eh? Io Noi siamo stati a Padula dove è nato e dove c'è la casa, dove c'è il museo che faticosamente tiene in piedi un suo antenato. Ma Gio Petrosino è un altro, tra l'altro, lui nato napolitano perché nasce nel 1857, quindi regno di Sicilia, e fu uno dei tanti migranti che dopo l'unità d'Italia furono costretti ad andare via. Ma Gio Petrosino pure, oppure scusami, la vicenda di Notar Bartolo, perché non fermarsi solo a Falcone e Borsellino diventa quasi può diventare anche demagogico, perché ormai si parla solo di questi due, assolutamente bisogna fare. Però andare a vedere altre situazioni che può essere Placido Rizzotto, può essere Gio Petrosino, può essere Notar Bartolo, vuol dire Loro arricchire. hanno fatto proprio una ricerca su tutti i personaggi, però Ah, beh. hanno iniziato da Peppino Impastato. Un altro Peppino Impastato. Sono venuti Peppino, tu sai tanti. perché sì, tu sai perché io sul mio blog noi abbiamo fatto polemica. Perché chi adesso va a commemorare Falcone e Borsellino impastato sono gli stessi che 40 anni fa gli fecero una guerra feroce a livello politico. E poi tu sai bene che, lasciamo perdere, a livello politico, inutile dirlo, ma l'ex PC fece una guerra feroce, abbandonò Peppino impastato e fece una guerra non da poco a Falcone e poi a Borsellino. È inutile che andiamo, poi dovremmo poi. Bisognerebbe riparlare del potere della ginestra, molte verità ancora. Cioè, da dire ai ragazzi è molto, il problema è che il tempo è poco. Adesso vai in pensione, spero che No, qualcuno possa no, raccogliere la tua eredità. io vado in pensione, mi stanno a fare un corso di teatro, così con un pezzo di carta in mano posso fare qualche progetto extracurriculare, capito? E me lo Ah. finisco venerdì prossimo questo corso. E spero, insomma, di fare qualcosa perché con le colleghe sono stata 21 anni all'ITIS, Claudio, e Sì, quindi... vendo la. Io abbiamo fatto due convegni storici all'ITIS. No, al Devo dire. triennio, io sto coi No, piccoli. eri il quarto. Sì, no, sto dicendo ai ragazzi del quarto. Facciamo due Io incontri. ho primo e E secondo. devo dirti, è stata la platea che più ci ha soddisfatto, dei ragazzi. Gli Ma unici che alla fine sono rimasti a fare delle domande anche scomode. Ed è Claudio, stato ma bellissimo. dell'ITIS si ha lo stesso concetto del Colosseo, ma è la migliore scuola. Ma Quest'anno. no, no, non è più così, Patrizio, non è più così. Oggi, la decadenza dei licei, che l'hanno fatto diventare dei diplomifici, che bisogna forza dare il diploma per in via di queste scuole che una volta erano fiore all'occhiello. Dobbiamo parlare di scuola, come mai non c'è più l'indirizzo? Una volta tu alla fine della scuola media ti dicevano puoi fare questo, questo e questo, una volta ti dicevano se vuoi andare all'università devi fare il liceo. Oggi è diventata una barzelletta il liceo, tutti e due licei scientifici. Ci
Cioè, tu prendi un ragazzo del classico e gli dici di farti l'etimologia di una parola, non sa cosa dirti. Tu lo sai che ai nostri tempi i ragazzi, i nostri compagni del classico, li lasciavamo a settembre abbronzati, li ritrovavamo a maggio bianchi, cadaverici, perché per un anno intero non uscivano di casa, stavano sempre a studiare. Oggi non è più così. Da noi Oggi vuoi possiamo. studiare, devi andare lì, oggi vuoi andare lì, visto se vuoi studiare. Sì, ed è vero. Da noi quest'anno parte Sono anche la testimone specialistica. diretto. Parte pure la specialistica di aeronautica, eh? Se vuoi oggi studiare, devi andare all'ITIS. All'ITIS. I Igiene. primi 2 anni sono di base e poi il triennio è quello che ti. Ma già stanno a lavorare gente che si è diplomata in alternanza scuola-lavoro, ok? L'industria, la fabbrica che li ha ospitati per il Monteore, ha detto tu finito, vieni a lavorare da me. Ok? Che poi, cara Patrizia, si sono resi conto che con la DAD molti ragazzi sono scippinati. Ma questi, la DAD non ha fatto altro che far esplodere un problema che va avanti da 40 anni, da 30 anni. Ma guarda. Un decrescere della preparazione dei ragazzi. La famosa scuola inclusiva che ha distrutto la scuola. Non si Guarda può che più bocciare io nessuno, non si può, con non la si può. DAD, ho fatto teatro, col Sì, gruppo di ma teatro io adesso non scolastico. parlo di te, parlo del fatto che adesso ci stanno rendendo conto. Ma adesso la DAD non ha fatto altro che, ecco perché dico che alla fine il Covid, come dici tu prima, può essere un grande reset per ripartire, se si vuol capire. Ma se la scuola è diventata un ammortizzatore sociale per far entrare, dare posti di lavoro, perdonami, non è più possibile, no? Una didattica è sparita nella scuola, è sparita. Perché si sono inventate le materie per dare posti di lavoro. E adesso loro sono preoccupati perché con la natalità che è scesa del 5%, si prevede che nel 2025 almeno 60.000 iscritti all'elementare. E non è più un sistema di posti di clientele. La questione degli immigrati, Patrizia, questi sai perché stanno preoccupando gli immigrati? Perché devono fare i figli che gli italiani non vogliono più fare. Non parlo di italiane, italiani e italiane, le famiglie non le vogliono più fare i figli. E si spera che gli immigrati vengano e ci portino i figli. Qui io sono molto diretto e crudo. È così, cara Patrizia. Ma Bisogna già tornare. nella scuola, tu trovi, io quest'anno a scuola avevo alunni di cultura islamica, Sikh, di cultura, un'altra cultura, E quella è una ricchezza, una risorsa. Però bellissimo, poter pensare che questo debba diventare una sostituzione, perché se non cambi lo stile di vita, tempo due generazioni, pure questi che vengono, si adattano al nostro stile di vita e faranno famiglie senza figli, se ne faranno. È una questione. E allora, tu come me sei cattolica apostolica romana, non tocchiamo questo argomento, se no ci dicono che siamo bigotti, quindi ce lo diciamo in separata sede, va Vabbè, bene? Però già, questo è il problema, non c'è più, oggi questo è il problema grosso. E non, i figli, non, una volta no, è l'uomo puro, non si vogliono fare. E come andremo a finire? Non lo so, siamo a fine impero. E come faremo? Non lo so. E niente, Patrizia, alla fine, come vedi, è stata una chiacchierata che siamo usciti fuori tema, ma d'altronde teatro e scuola non può essere non legato. No, per me vanno di pari passo. Appunto, anche Tant'è perché vero ormai. che qualcuno lo vuole proporre come disciplina scolastica, Ed è perché giusto, come la musica, come la musica. dietro il teatro c'è la storia, tutta la storia a partire dai greci, il teatro romano, il teatro greco, via di sé, c'è tutta la storia. E quindi per Ci sono le Atellane, perché me. il dramma nasce in Grecia, mentre la satira nasce a Napoli, quindi di che parliamo? C'è tutto, ma c'è anche la storia di ognuno di noi nel teatro, anche chi lo va a guardare il teatro, non solo chi lo fa. Poi È vero. si sta scoprendo che oltre alla musicoterapia c'è la teatroterapia. Sì, è vero. Guarda Io te lo caso, dico, ha fatto bene a me. scusami, guarda caso, gli attori teatrali sono tutti grandi timidi. Sono timidissimi nella vita, però sul palcoscenico si trasformano. Io ieri o l'altro ieri vedevo Pier Francesco Favino, no? Che ha fatto una di quelle imitazioni stupende. Mai a pensare che Pier Francesco Favino, così chiuso, così potesse fare una cosa del genere. Ma io ti ripeto, il teatro ha fatto bene a me. E questo è quello che in primis io cerco di trasmettere anche agli altri. Non siamo attori professionisti, dobbiamo riportare un po' a galla questa cultura che
ultimamente. Pier Francesco Favini è un'altra vittima del sistema attuale del teatro, perché se No, fosse nato ai tempi dai. del... No, sai perché è vittima? Te lo spiego. Che siccome lui è molto bravo, quei copioni che scrivono, non viene fuori quello che lui sa fare realmente. Che è quello che hai visto tu, l'abbiamo visto anch'io, anche in altre in cose. Questi copioni che fanno dove tu devi introspezione, non c'è più la narrazione, non c'è più il copione allegro. Perché se fosse nato in un'altra epoca avrebbe reso molto di più, ma come tanti, come lui tanti. Perché i copioni che ci sono oggi fanno veramente ridere. Poi devi andare a scomodare il vecchio Edoardo, Scarpetta, devi andare a scomodare il Petrosì, cioè devi andare a scomodare i vecchi quando vuoi fare qualcosa di nuovo. Vedi che tu, nemmeno, per esempio, anche tu non conoscevi la commedia Ferdinando, no? E quella è Sì, stata un'opera dai. eccezionale. Sono tre personaggi. Eccezionale. Eppure. Perché io l'ho vista, abbiamo rivista 2 volte il Cinzia con Gia Martina. Claudio, io la mia passione, tante persone hanno la passione di leggere i libri, no? A me piace leggere i copioni. Li tengo tutti catalogati nella mia mente. Allora, se possiamo fare quello, possiamo fare quell'altro. Ma con questo corso di teatro, l'altra sera era sorto il problema con il gruppo, dobbiamo assemblare le varie scene. Sono messa al computer e ho cercato di stendere questo copione. È la mia passione, cioè leggere, non casomai recitare perché non sono all'altezza. Tant'è vero che ricordo sempre una parola e quella parola per me è la scintilla, forse è stata la scintilla, Claudio. Eravamo il gruppo nascente della Filodrammatica, no? C'era un dottore che ci faceva da regista. Una sera mi disse: "No, tu non vai bene perché non sai recitare". Io ho fatto sempre le parti da servetta in quelle poche di Scarpetta che sono state fatte, ma le accettavo. E adesso quando vedo un ragazzo in difficoltà, quella parola mi torna dentro. Allora dico: "Guarda che dobbiamo riuscire a fare quello che ti sto dicendo, perché ne hai le possibilità". Tanti ragazzi che non riescono a dire una parola a scuola, la lettura è importante. Per me il teatro è stato importante e lo deve essere anche, soprattutto per i ragazzi. Guarda, ti dico un esempio. Tu hai visto i monologhi che noi facciamo con Raimondo Rotondi, che fa il brigante, no? Il Lingo Laborino. Lui scrive testi, è un grandissimo artista, poeta, ha vinto tanti quei premi in lingua la madre, incredibile. Lui è un altro che mi ha detto che si è trovato a 60 anni a fare il monologo, praticamente non pensava proprio di doverlo fare, è una persona molto timida, riservata. E quando sta sul. Quando recita, lui è un'altra persona. Detto claro, io a 60 anni mi sono Raimondo Rotondi, mi sono ritrovato a recitare, ma chi lo pensava mai una cosa del genere? Perché scriveva soltanto lui, no? E lui ha scritto per tanti e tanto, per tanto e tanto, ha vinto tantissimi premi e tutto, però adesso lui col teatro ha scoperto una parte di sé che non conosceva. E Sì, quindi, io te lo però ripeto, a me. bisognerebbe dire al regista, bisogna dire a quel regista che è ovvio che il teatro è fatto da chi recita, ma è fatto da chi fa la regia, chi fa la scenografia, chi va come te a fare i lavori nel sottobosco, negli archivi e tutto a ricostruire, a mettere a posto, a preparare, perché se non ci sono persone che lo fanno come te, che fai? Chi recita? Che cosa si fa? Nulla. Ecco perché certe volte mi vorrei anche fermare, alcune volte dico basta, però poi c'è dentro di me sempre quella voglia, i ragazzini. Ma vediamo un po', sto programmando delle cose per iniziare a settembre e vediamo un attimo in che modo e se possiamo cominciare. Perché per la scuola si prevede di nuovo mascherine e distanziamento. Non so se stai sentendo. Non lo so. Non voglio nemmeno pronunciarmi, ma credo che prima o poi succederà come in Inghilterra, in Francia, in altri posti, perché non si può più continuare così. Allora, o si accetta che bisogna convivere con questa situazione, ma non puoi continuare a tenere chiuso. Boris Johnson non ha fatto. Aumenti di contagio, a un certo punto ha detto, sana libera tutto, ognuno si comportasse come crede e come può, perché se no non ce la si fa più, perché stanno distruggendo.
un patrimonio umano. Credo che ti divertirai a vedere sta commedia, Ma io mi sono allora. sempre divertito, lo sai, quando mi vedo, anche perché poi quando stai con gli amatori si diverte. E Ti poi è bello perché poi anche le gaffe, le cose fanno parte del teatro, diventa tutto divertente, diventa tutto bello, diventa tutto. Tante volte quando la sera stiamo provando, no? C'è qualche attore nuovo che si preoccupa di essere legato alla battuta. A cominciare da Cinzia, dopo, ma non ti preoccupare, tanto noi andiamo così. Ci divertiamo, tutto qua. E spero Dio di far divertire pure i ragazzi. Penso di cominciare a rincontrare a settembre, soprattutto i bambini piccolini, che hanno tanto bisogno di stare accanto. Comunque, ti ripeto, come dice un ideogramma giapponese, la crisi è opportunità. Se questo periodo di crisi brutto, tremendo, inaspettato, perché poi nel mondo occidentale mai pensavo di essere invulnerabile nel progresso, nell'invincibile, immortale, potrebbe essere un'opportunità a cogliere questo periodo di crisi, quello dipenderà solo da noi. Non lo so, vediamo, non so che dirti. Io ti dico soltanto non mollare, Patrizia, perché ecco, lo dissi a Giorgio, lo dissi ad altro, ho detto ad altri, non mollate perché in questo momento particolarmente delicato c'è bisogno di chi sa cosa deve fare. Poi quando tutto riparte, poi come si dice, come tutto riparte, fate come Mosè, portate il popolo alla terra promessa e poi vi ritirate. Perché adesso non ve lo potete permettere, tu e altri come te che fanno questo per passione, anche in altri campi, non soltanto nel teatro. È vero, hai ragione. E quindi non mollate. Per esempio, sai che tu lo conoscevi sicuramente, in una fase storica così importante manca profondamente una figura come il maestro di Pio di Me. Sì. Ah. Sarebbe stato utilissimo in questo momento storico. Guarda, guarda che Pio di Meo è quella persona che mi scelse le musiche per la primissima Passione Vivente. E un anno Renato Renzi, alla fine della Passione Vivente, doveva esserci questa risurrezione che veniva fuori dal Colosseo che sta su nel nostro quartiere, proprio dal Colosseo tutti gli anni, sbagliò a mandarmi quella musica di Pio. E lo so, purtroppo lui mi aveva trovato queste bellissime musiche che ho ancora, non sul CD, le ho fatte passare sul CD, ma sui nastri, perché all'epoca c'erano i mangianastri. Lei recupera, no? Per qualche altro spettacolo. Sì, ma delle musiche bellissime, bellissime. Quindi un personaggio come lui oggi ci sarebbe servito molto. Questa fa, però io ti ripeto, come si dice, chi tocca il fondo conosce il mondo. Se non, forse il mondo occidentale aveva bisogno di questa scazzottata, vai. Troppe Io certezze. mi auguro solo una cosa, ma per i ragazzi della nostra città, per la gente della nostra città, che qualche amministratore si renda conto che bisogna ricominciare anche dalle cose semplici, dalle cose che non siano così altolocate, diciamo, cerchiamo di. L'elite, il giacobinismo, l'elite, il pensiero gnostico che pensa di dover guidare il mondo. Cioè, guarda, non tocchiamo questo tasto perché io sono un salvinista. Il giacobinismo, vogliamo parlare, guarda, non voglio toccare nemmeno discorsi di Io solo che forse arcobaleno perché l'appello lasciamo che vorrei fare di guardarsi intorno, perché ci sono tante belle realtà, un po' come la filodrammatica, ma so che a San Bartolomeo pure c'è un altro perdere. Sì. gruppo, a Sant'Angelo c'è un altro Sì. gruppo, non so se nelle altre parrocchie. Queste realtà che sono anche forme di aggregazione giovanile, perché non tutti ci possiamo permettere delle cose, però ecco, la cultura, come dici tu, parte dal basso. Se noi ricominciamo da zero, perché se ci sono 10 attori sul palco, come minimo ti portano 100 spettatori. Sì, ma sono d'accordo, ma non lo sappiamo, non è così. Ma scusa, Teatro una parentesi e poi ti che. lascio. Invece la banda musicale Don Bosco, come va? I ragazzini ci sono? Tantissimi, ma ecco perché la banda Don Bosco fa il pienone, perché mamma e papà si portano nonno, si portano zio,
Il discorso è questo. La banda Don Bosco va benissimo, ci sono i ragazzini, anche loro so, con Marcello hanno avuto la difficoltà del lockdown, però va bene, è una bellissima realtà. Adesso suoneranno il 26 della festa di Sant'Anna qui a Cassino. Sì, però per loro, Claudio, fare musica già è diverso. Noi abbiamo fatto teatro online con i bambini e con la scuola, però il musicista si prepara il pezzo da sé, poi il fanno, ma già per l'attore. No, ma io ti ho fatto questa domanda provocatoria per far capire, intende, alla fine c'è speranza, ma in questo periodo c'è crisi nel teatro, però Don Bosco si è visto una marea di ragazzini che fanno musica, va bene uguale. E poi arriverà il tempo che tutto si ribalterà, staranno meno a fare musica e più teatro, No, ma quindi vedi. io non mi sto lamentando, No, no, Claudio. non è una lamentela, no, assolutamente. Sto dicendo che alla Assolutamente. fine per dare credito alla speranza che uno ha, perché non è tutto così nero, alla fine vedi. Claudio, la La mia banda domanda è Don per... Bosco c'ha parecchi ragazzini. Ok, io preparo uno spettacolo, ma se non ho uno spazio da portarci sti ragazzini, dove vado? Ho Domando. capito. Speriamo, Capito ma che ti voglio questo dire? a prescindere dal Covid o per causa Covid? Ma a prescindere dal Covid, anche prima del Covid, perché se io preparo uno spettacolo non devo aspettare Ceprano, non devo aspettare Terelle, non devo Torniamo aspettare al De discorso che ho Rosa. detto io, il cartellone per teatrale e tutto, arrivano gente da fuori, da Roma, danno un sacco di soldi, non ci sono soldi, no? Poi all'improvviso vedi grandi nomi, scusatemi tanto, ma perché i soldi per il territorio non ci sono e poi arrivano i grandi nomi da fuori, che non sanno neanche recitare, ma la chiara, sul pure della crapa. E io mi ricordo che qui una volta a Cassino arrivava, c'era la rassegna teatrale invernale, che arrivavano fior di compagnie teatrali amatoriali da Napoli, che andavano a vedere come si chiama? Al Ma teatro che anche noi, a voi Claudio, andavate eravamo in giro, andavate in giro. inseriti nel giro provinciale. Era un interscambio. Adesso Allora, per ti iscrivere a queste, tutto complicato, tutto. Per cui ecco, fai quello spettacolo e dici sì, vabbè, sti ragazzini, mo cerchiamo di trovare le occasioni. Tutto qua, ti Claudio. lascio con l'ultima nota polemica. Una volta nei comuni si accapigliavano per prendere l'assessorato all'urbanistica. Oggi Vuoi? l'assessorato più ambito è quello alla cultura. Alla Qualcuno mi deve cultura. spiegare perché. No, me l'ha spiegato mio marito, che tu sai benissimo, mio marito è stato funzionario regionale, quindi i meccanismi li conosce bene. Allora non lo dire adesso, se no troveremo qualche denuncia penale. Lasciamo No, perdere. assolutamente no, ma i meccanismi sono chiari. Sì, è chiari, evidenti, è ben... però noi siamo qui, prima o poi il vento cambierà, non c'è problema. Speriamo. Comunque, Speriamo. Patrizia, è stata una bellissima chiacchierata. No, io ringrazio te perché dai voce magari, ecco, anche a queste piccole, chiamiamole così, lamentele. Bene. Ma E sì, ma... ti ringrazio perché non lo facciamo per mestieri, siamo liberi, nessuno, non ci chiedo importa nulla. scusa se ho offeso qualcuno, magari, Ancora, non esagerare, indirettamente. ma non devi offendere nessuno, perché poi Ecco. io niente, volevo soltanto ricordare ai nostri spettatori che anche questa trasmissione, 4 chiacchiere, musicanti e cantori in altre aree di lavoro, è offerta dall'Associazione dell'Italia Altre Aree di Lavoro, l'Associazione delle Tre Torri, sarà l'ultimo step, diciamo, programma estivo prima di quest'estate, poi ripartiremo a settembre, abbiamo iniziato per gioco. Per gioco vorremmo riprendere fin quando ci divertiamo. Quando ci diverti più non lo faremo più. Speriamo. Però Patrizia, sappi che quando hai voglia di fare qualcosa, dire qualcosa di quello che fai, non fai, da qualche mese me lo dici e facciamo un'altra trasmissione. E Adesso l'unico ci stiamo preparando per Ceprano, 28 maggio. sono le uniche armi che abbiamo. Certo. E basta. Grazie ancora, Patrizia. Grazie a Buona te. serata. Ciao, Ciao, buonasera a grazie. tutti. Grazie. Ciao. Attenzione, perché mo da poco che andiamo e poi ci sta la messa. Mi raccomando, Mi mi raccomando. raccomando. Alla messa.
Sono 15 anni che sto all'università. La lingua. Cominciamo. Ave Maria, piena di grazia, amen. 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 E dici, questo tanto questo imbarazzo, vieni, bella sacca. Siedeti. Ormai. Siedeti, si è fatta bene. Grazie, ormai. Mia sorella. Piacere. Piacere. E ne vado sotto, piacere! E ne vado sotto, da fa tutta gente che non ci sei. Un poveretto, proprio a me che sto 40 anni che la supporto! Vabbè, preghiamo! Preghiamo! Libretto pagina 32, sì, 32, sì. Libretto pagina 32! Libretto pagina 32! Tu sei sorda, vero o no? Libretto pagina 32! Silenzio! Silenzio! Tu sei sorda, vero o no? Scusatela, ma mia sorella non va con il allora non va perché non va con il tuo zitta, che sennò arriva Don Angelo e ci cacci. Tutti i mesi te ne va a cagnare a chiesa. Andiamo. Io faccio la doppia voce che venga una cosa bella. Allora, cantiamo. Cantiamo. Filomena, amante, amore e cuore.
è stata colpita da come si chiama? Prego anche per il nemico! Ma che
ecco, ma non siamo, non ci stanno nemici, siamo tutti cristiani, perché sì, perché è proprio base della nostra religione la tolleranza. Ma io lo so, lo so, dobbiamo io tollerare tollero, tutti quanti. Io tollero, ho aperto 3 case di tolleranza, eh? E poi ho fatto 40 anni di cataclismo ai bambini, io lo so che ti vuole andare in paradiso, deve pregare anche per il nemico. Ci sono sempre i cani, i vorci, i cucini, gli altri. No, davanti la chiesa. Era Lucano. C'era Lucano. Ma questa è una merda. Silenzio, non ti dice merda dentro la chiesa. È modo la dire dentro la pulizia. Silenzio. E poi non ti dice merda in chiesa. Non ti dice merda. Se proprio devi dire qualcosa. Si dice, come si dice? Si dice sterco, sterco. Si dice sterco, hai capito? Scusate la puzza, ho accaccato uno sterco di merda. Silenzio, non si dice. Non si dice di merda, si dice sterco, sterco sì. Cerco su, presidente, chi le faceva presidente francese? E non confondiamo la merda con la merda. Quella è un'altra tipo di merda. Va bene? Oh. Ave Maria, piena di grazia a me. Ave Maria, piena di grazia a me. Ave Maria, piena di grazia a me. Ma che diamine, ma voi avete troppo esagerato assai. Ma sputare dentro una chiesa, ma è troppo. Avete ragione. È stato un momento di dolce euforia. Ma no, 12 dolce solo euforia, ma non si fa. Se poi pensi che lo sputo è peggio di uno schiaffo. Ora me ne va a cattare un schiaffo. Ma che vogliamo fare? No, ma vogliamo scrivere la parola pace. Pace. Scriverla qua, ma anche qua. Qua scriviamo. Allora vabbè, allora facciamo una cosa, io scrivo, perché io ho peccato, va bene, pago per tutti! Che se mo paga qua? Pago io per tutti. Ma non stiamo al par che vuoi pagare. Ma c'hai ragione, se me lo pago troppo. Non può dire, a me le pago, io mi pago il mio. Va bene? Certo. Mamma mia, non si tratta di pagare qua. Qua si tratta di scrivere la parola pace con un gesto di pace. Devi essere una persona un poco più... No, tu cioè... scrivi pace, scrivi sotto, scrivi in coppia, scrivi a dove va. Ma la gente è cattiva. La gente è cattiva.